Eccoci qui, buonasera a tutti, buon pomeriggio e bentornati anche oggi a questo appuntamento sulla nostra pagina Facebook con Maya TV. Oggi, come avevamo anche preannunciato ieri, è una puntata speciale in occasione appunto della giornata della Terra. Vogliamo dedicare, assieme agli ospiti che adesso durante la puntata vi presenteremo, una giornata che vi racconterà la storia geologica anche della nostra montagna, della Maiella. Ovviamente prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, come vedete a fianco a me di nuovo abbiamo il presidente del parco e il direttore del parco della Salute. Maiella, a cui Saluti a tutti. saluto, ecco, lascio Saluti. subito la parola al nostro presidente, Lucio Zazzara. Bene, saluti a tutti quelli che naturalmente sono in casa. E questo è un giorno particolare perché oggi ricorre il 50esimo, è la giornata della Terra, la giornata mondiale della Terra ed è la 50esima giornata che ricorre da quel giorno che un nutrito stuolo di studenti americani decise di organizzarsi per fare un'azione molto vistosa sulle questioni che riguardavano la difesa dell'ambiente. Ed è un momento molto particolare perché voi sapete quello che è successo in questi ultimi 2 mesi e più. Quindi questa giornata cade in un momento in cui noi tutti siamo stati chiamati a fare delle riflessioni su tante questioni che si sono presentate all'improvviso e del tutto nuove nel nostro scenario di vita. Prima di tutto il rapporto con l'ambiente, la nostra debolezza di fronte a certi fatti naturali, come quelli che sono anche negativi, come la diffusione di un virus. E la necessità di mettere a fuoco anche delle prospettive per il futuro, futuro che comunque in ogni caso ci farà riguadagnare un livello di vita normale, forse non come quello che, non del tipo che avevamo prima, ma sicuramente un livello di vita buono, forse migliore. Perché? Perché diciamo che tutto questo alla fine, con tutto il male che è successo, ci ha dato anche la coscienza di certi limiti e della necessità di mettere a fuoco delle problematiche, di cambiare delle priorità nei nostri modi di giudicare le questioni, le nostre scelte, le cose su cui investire. La salute sicuramente è diventato il perno su cui gira in questo momento il nostro immaginario e io spero che questo rimanga anche nel futuro. Nel passato abbiamo fatto forse molti errori, ci siamo un po' distratti su questo tema, abbiamo pensato di essere forse più resistenti di quanto fosse nella realtà. Adesso abbiamo, credo, avuto una bella lezione. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché, diciamo, tutto questo è organicamente collegato con il concetto di tutela dell'ambiente, della terra, dell'ambiente nella sua organicità, fatto di tutte le sue componenti. E in questa grande questione ciascuno ha una parte da svolgere. Noi, che siamo il parco nazionale, uno dei parchi nazionali d'Italia, uno dei 24 parchi d'Italia, parchi nazionali, perché poi ci sono tanti altri parchi, riserve, aree protette e così via, noi svolgiamo sicuramente un ruolo importante in questo momento perché nella pratica noi abbiamo la necessità di mostrare che c'è un modo diverso di vivere il rapporto con l'ambiente. Un modo che non preclude una serie di opportunità nei campi, diciamo, tradizionalmente produttivi, ma che ci impone una vigilanza molto più stretta, molto più costante sulla qualità del nostro rapporto con la natura e come dire, i benefici che ne possiamo avere e anche gli effetti non sempre positivi che invece le nostre iniziative possono dare, cioè possono avere su questa natura. La Maiella è un ambiente molto speciale e come tutti i parchi direi che è un ambiente ideale anche per immaginare
una ripresa del rapporto con il territorio, la ripresa con il nostro bisogno di muoverci. La montagna sicuramente ci offrirà, prima che di altri luoghi, la possibilità di respirare, nel senso di liberarci di questo schematismo in cui viviamo e di guardare molto, molto oltre la nostra finestra, la nostra strada. Ci darà la possibilità di farlo senza avere troppi problemi di distanze di sicurezza, e quindi, voglio dire, in un certo senso sarà l'ambiente per eccellenza nel quale cominciare a sperimentare un modo nuovo, un modo da una parte recuperato ma dall'altra sicuramente nuovo per vivere il nostro territorio. Quindi questa giornata per noi assume un valore particolare, perché la dobbiamo prendere come una cerniera, una discriminante tra una fase molto dura, molto buia, in cui abbiamo scoperto tutte le nostre debolezze, tutti i nostri errori del passato nel rapporto con la natura, e una prospettiva in cui non solo vogliamo recuperare, ma vogliamo far tesoro di queste lezioni che dovremmo aver imparato. La trasmissione di oggi, per la quale ringrazio anche la pagina che ci ospita, che è quella, la pagina web del Visita Abruzzo, della Regione Abruzzo, questa trasmissione è dedicata a quello che ci può dire la geologia della Maiella. La Maiella non solo è una montagna meravigliosa per quello che come dire, è sulla sua superficie, per i paesaggi, per i monumenti, per i centri storici, eccetera, 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 per la sua natura molto speciale, ma è anche una montagna che ha una storia plurimillenaria, ed è una storia che è legata a forme sue più interne. Abbiamo parlato nel passato, per esempio, di tutto il sistema delle grotte della Maiella, ma ancor più intimamente nella sua stessa composizione. La Maiella è una montagna molto speciale per quanto riguarda la sua composizione geologica. Lo è a tal punto che sta per diventare uno dei patrimoni mondiali dall'UNESCO, dall'Organizzazione Mondiale, che tende a tutelare i grandi patrimoni, e siano essi monumentali, siano essi paesaggisti, siano essi, come dire, di scenari di vita di particolare interesse. Di questo parleranno fra poco molto bene, con grande competenza, gli specialisti che saranno presto introdotti dal nostro conduttore Dino, e io credo che sarà un'esperienza comunque molto interessante, come le altre, forse anche di più, perché scopriremo che questa montagna non è solo bella, non è solo ospitale, ma è anche proprio un oggetto molto interessante per lo studio, e quindi è un tesoro dalle mille facce, che ci rivela sempre un percorso nuovo da seguire. Io vi saluto, mi auguro che vi piacerà questa trasmissione, e la seguirò molto volentieri anch'io. Grazie Presidente. Bene. Grazie Presidente, adesso saluto anche al nostro direttore Luciano Di Martino. Sì, grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo qui con voi ad introdurre questa giornata importante, appunto giornata della Terra, e lo facciamo parlando di geologia, come ha accennato il Presidente, parlando del fatto che il nostro territorio si appresta a diventare uno dei geositi dell'UNESCO. L'anno scorso è stato, il 2019, l'anno appena trascorso, è stato un anno molto importante, perché sono venuti da noi dei commissari proprio dell'UNESCO che ci hanno valutato, e all'inizio del 2020 abbiamo raccolto le loro valutazioni, sono state molto, molto positive. In questo dobbiamo ringraziare necessariamente la nostra collega geologa Elena Liberato Scioli, che diversi anni fa iniziò e propose all'allora direttore e presidente questo percorso, quindi questo progetto, e che poi ha seguito interamente da sola, affiancata però dai geologi come l'amico Silvano Agostini e dalla dottoressa Adele Garzarella. E quindi oggi è veramente una giornata interessante, perché appunto si parla di geologia, il fatto che la nostra montagna calcarea è una risorsa d'acqua per tutto
per tutto l'Abruzzo meridionale, e l'acqua della Maiella arriva anche in altre regioni, quindi un tema sicuramente importante e da tutelare. Bene, grazie e alla prossima. Bene, grazie direttore. Io insomma ricordo a tutti i nostri ascoltatori che intanto veramente un grazie di cuore, ogni diretta ne siamo sempre di più e questo non può far altro che piacerci e stimolarci ad andare avanti anche nell'utilizzo di questi canali. Vi chiedo scusa se a volte ecco un po' gli audio, le connessioni e le immagini vanno a rallentatore, ma capite bene che siamo tutti nelle nostre abitazioni e quindi ci affidiamo a quello che la rete domestica ci mette a disposizione. Io nel salutare il presidente e il direttore appunto introduco chi di fatto oggi terrà i protagonisti, se vogliamo, di questa diretta, che appunto sono Elena Liberato Sciori, Silvano Agostini e Adele Garzarella. Sicuramente la puntata ecco verrà in qualche modo retta anche da una collega, Elena Liberato Sciori, geologa del parco, che ci racconteranno, ecco, ci eravamo detti durante diciamo le prove, la preparazione di questa puntata, di parlare sì di geologia, ma farlo in un modo che possa, come dire, catturare l'attenzione, prendere anche il pubblico più, tra virgolette, comune, gente che comunque non è un geologo e non è addentrato nel tecnicismo di questa materia. Proveremo appunto a fare questo. Presidente, direttore, vi ringrazio e alla prossima. Saluto voi e faccio entrare gli altri. Buon lavoro. Saluto a tutti. Grazie. Grazie. Eccoci qui con Elena, Silvano e adesso vi farò anche parlare. Siete Elena già parla, credo che possa già parlare. Siete tutti e tre, come dire, abilitati alla visione e alla voce. Bene. Bene, buonasera a tutti. Io prima di lasciare la parola a Elena e di entrare davvero nel vivo ecco, della puntata, ci tenevo anch'io a ringraziare appunto Visit Abruzzo, in particolar modo nella persona di Marco Mirmo, perché durante le introduzioni del presidente e del direttore mi è arrivata anche oggi notifica che siamo presenti anche sui canali della regione Abruzzo. Questo ci fa piacere, questa cooperazione. Ecco, non può fare secondo me altro che bene a tutta la nostra terra che poi di fatto la butta. Elena, lascio la parola a te. Grazie Dino, io saluto tutti, buon pomeriggio, vi ringrazio per seguire. Oggi parleremo di geologia, ma parleremo anche della geologia come si intreccia con la vita dell'uomo. Infatti io parlerò dei geositi, che sono gli archivi che ci raccontano la storia della Terra. E Adele parlerà della geologia e la Seconda Guerra Mondiale, delle sue interessanti ricerche nel campo, e Silvano di come vanno proprio a braccetto la geologia e l'archeologia per farci capire la storia della Terra, ma anche quello dell'uomo. Possiamo partire con la presentazione, Dino? Subito. Sì, intanto vi dico che nella prima slide, adesso la vediamo subito, ho messo una foto bellissima di Rocca Caramanico che affaccia, è la piazza Callarone di Rocca Caramanico che affaccia sulla Maiella. È una vista che si dice un po' tutto della nostra storia geologica e umana. E in questa foto l'ho scelta perché sono i due valutatori dell'UNESCO che sono venuti quest'estate, uno spagnolo e un cinese, e che hanno potuto apprezzare il nostro territorio. Diciamo, abbiamo intitolato questa puntata di Geologia della Maiella La memoria della Terra, la memoria dell'uomo. Infatti è importante capire anche come tutto ciò che vediamo della nostra terra ci può insegnare qualcosa anche per il futuro. Infatti andiamo avanti ancora. Prossima slide.
In questa slide ho messo cosa sono i geositi. I geositi sono qualcosa, dei monumenti geologici che rappresentano la geodiversità di un territorio, quindi ne rappresentano le caratteristiche geologiche, morfologiche, l'idrologia e l'idrogeologia, che è l'acqua che alla fine beviamo, quella che vediamo nei fiumi, e la paleontologia e tanti altri aspetti. Sono dei monumenti, dei siti che testimoniano appunto la storia della Terra, ma appunto poi vedremo che si intreccia anche con quella dell'uomo. Io ho scritto sono il nostro passato ma anche il nostro futuro, e infatti come foto ho messo quella di alcuni ragazzini che fanno con noi le attività. Sul tavolo ci sono le rocce che sono il nostro passato e loro intorno sono il nostro futuro. Perché? Perché se il presente ci è utile a noi geologi per capire il passato geologico, è vero anche il contrario in un certo senso. I cambiamenti climatici che stiamo vivendo, che oggi sono accelerati dall'opera dell'uomo, però in un certo senso, per cause naturali, ci sono stati anche in passato e quindi ci possono aiutare a capire, in questi siti geologici ci possono aiutare a capire anche verso cosa possiamo andare. E poi ho scritto la parola geoturismo perché? Perché questi siti spesso sono dei paesaggi meravigliosi e quindi possono essere visitati e apprezzati da chiunque. E si sta sviluppando sempre di più un turismo di tipo geologico anche per i non addetti ai lavori, e possono essere il futuro delle nostre comunità. E poi contribuiscono a combattere la perdita di biodiversità, perché la biodiversità, quindi le piante, gli animali, sono dentro questo contenitore, che non è un contenitore statico, ma che interagisce con piante e animali, questo contenitore che è appunto l'ambiente abiotico, le rocce e quant'altro. E se c'è una alta geodiversità, in genere troviamo anche un'alta biodiversità. E sappiamo quanto la biodiversità è importante per la sopravvivenza della vita sul pianeta. Nella parte sinistra c'è un testo bellissimo che ormai ha 20 anni, Geositi, testimoni del tempo, che insomma mi affascina molto, e questo titolo è bellissimo perché è vero, sono proprio dei testimoni del tempo. E all'interno di questo libro il professore Giambattista Vai scrive che la geologia è la biblioteca della Terra, e questa biblioteca ha tante sezioni che cominciano dalla formazione della crosta terrestre fino al momento in cui appare l'uomo sulla Terra e anche fino ai giorni nostri. E quindi noi possiamo pensare che i geositi siano dei volumi che sono riposti in questa biblioteca meravigliosa, però dei volumi proprio che ci dicono degli esempi tipo, no? Quindi una specie di enciclopedia, volumi di un'enciclopedia. E, ho scritto anche che hanno spesso milioni di anni, se non milioni ce ne hanno migliaia, a volte sono anche fenomeni più recenti, però spesso sono fenomeni siti che si sono costruiti con molto tempo, per cui sono irripetibili. Se noi li perdiamo, non li avremo più se non col passare di milioni di anni, per cui è importante proteggerli, conoscerli e proteggerli. Puoi andare avanti, Dino? Allora, diciamo qua... Iniziamo a dirci perché la Maiella è stata candidata nel 2018, a fine della candidatura, la domanda definitiva l'abbiamo presentata a novembre 2018 a Geoparco dell'UNESCO. In realtà di fatto la Maiella lo è già, perché agisce già come un geoparco e ha le caratteristiche anche fisiche, che non è solo quella della geologia, ma anche tutti gli aspetti naturalistici e culturali che il nostro territorio bellissimo ha in sé. E anche quelli delle comunità locali, le società, l'artigianato, la società locale, le tradizioni, sono tutte importantissime per diventare geoparco, però oggi ci concentriamo sugli aspetti geologici. Avanti, grazie. Ah, manca forse una slide. Vabbè, vediamo se c'è dopo.
cioè due volte la stessa slide, non importa, ve la racconto. Era un breve cenno alla storia geologica della Maiella, che non voleva essere esaustivo, e c'era una foto di Cima delle Murelle e un'altra, sì, una foto di Cima delle Murelle. Cima delle Murelle è un luogo per noi identitario ed è un geosito importantissimo, ci racconta come 100 milioni di anni fa qui non c'era una montagna, ma c'era un mare tropicale e c'era una scogliera di rudiste, quindi qualcosa di molto affascinante. La Maiella infatti ha registrato con i suoi calcari il periodo che va da 140 milioni di anni fa fino a 7 milioni di anni fa. Invece, per esempio, nella zona di Monte Amaro ed alcune cime circostanti troviamo i resti di una meravigliosa scogliera di coralli che è datata a circa 30-60 milioni di anni fa. Cioè, diciamo che la scogliera vera e propria c'è stata in un certo periodo, in questo lasso di tempo, però coralli se ne trovano in tutto questo periodo. In questa slide invece, che era la successiva, vediamo qualcosa di particolare. Allora, principalmente la nostra montagna è fatta di calcari e molti che ci seguono lo sanno già, però abbiamo anche altre emergenze come i gessi, che si trovano soprattutto, quelli diciamo più ben visibili, sono nella parte nord del parco, nella zona di Abateggio, San Valentino, dove troviamo appunto delle rocce che risalgono al Messiniano, 6 milioni di anni fa. Queste rocce sono testimone di una storia molto affascinante, anche qui, di quando il Mediterraneo si prosciugò quasi del tutto perché si era chiuso, anzi questo successe più volte, ci fu la chiusura dello stretto di Gibilterra, per cui le acque diventarono sempre più sature di sali, e questi sali sono anche quelli che formano poi il gesso, e quindi noi vediamo dei meravigliosi affioramenti, e questa formazione chiamata formazione gessoso solfifera corre un po' lungo tutta l'Italia, dal Piemonte fino alla Sicilia, e anche noi ne abbiamo un pezzo importante da mostrare, e la foto mostra Colle di Votta, una cava che è anche giosito. La nascita definitiva della Maiella risale a circa 5 milioni di anni fa, quindi questa è una montagna molto giovane per il contesto appenninico, ed è anche una delle più orientali. Questo fa sì che noi siamo molto vicini al mare, abbiamo quasi 2800 metri di quota, però abbiamo anche il mare a soli 30 chilometri, e questo condiziona molto il nostro clima, in modo favorevole ovviamente, e ci ritroviamo anche tantissime specie botaniche particolari grazie anche a questo clima particolare che è dato dall'alta quota, ma anche dalla vicinanza del mare. Avanti. Puoi andare avanti, Dino, alla numero 6. Una volta che si è sollevata la montagna, è iniziato si è iniziata a consumare, diciamo così, e agenti atmosferici come la pioggia, la neve, il ghiaccio, anche in piccola parte il vento, hanno lo scorrere delle acque, hanno modellato la nostra montagna, per cui noi ci ritroviamo in alta quota delle splendide forme glaciali dell'antico ghiacciaio quaternario, che era molto sviluppato sulla nostra montagna tra i 18.000 e 22.000 anni fa. Ma abbiamo anche tantissime grotte, oltre 115 grotte carsiche, abbiamo dei meravigliosi paesaggi fluviali, troviamo valloni e forre, e tutte questi processi però non agiscono da soli, cioè nel senso che abbiamo anche delle forme combinate fra forme carsiche, forme glaciali per esempio, oppure il fluviale con il carsico. Sulla Maiella per esempio in alta quota abbiamo le forme glaciocarsiche che sono molto spettacolari su questa montagna e abbastanza rare per queste latitudini. Avanti.
Allora, uno dei motivi per cui siamo così, diciamo, ci siamo voluti candidare, perché ce l'hanno anche, diciamo, lo spunto ce l'hanno dato anche gli studiosi, perché sulla Maiella da ormai dalla fine dell'Ottocento vengono studiosi da tutto il mondo, in particolare negli anni tra la fine dell'Ottocento e la metà del secolo scorso. C'è stato uno sviluppo legato dello studio della geologia della Maiella legato alla presenza del bitume e della storia mineraria che ha questa montagna. Però questo poi ha portato studiosi che hanno iniziato anche ad interessarsi ad alcuni aspetti proprio di geologia pura. Infatti questo è uno dei posti migliori al mondo per capire come funziona un sistema di piattaforma carbonatica transizione bacino. È uno dei posti migliori al mondo per vederlo, perché affiora in continuità, la montagna non è molto deformata, per cui riusciamo a vederlo molto bene come in un libro aperto. E un altro aspetto per cui vengono a studiare la Maiella è anche per fare dei modelli di genesi e migrazione degli idrocarburi. E ogni anno noi rilasciamo tantissime autorizzazioni per visitare e studiare la Maiella e prelevare dei campioni. I campioni si possono prelevare solo se hanno importanti motivi di studio. Prego, puoi andare avanti, Dino. Parliamo adesso dei geositi del parco. Abbiamo detto che i geositi sono degli archivi della storia della Terra. Vediamo cosa abbiamo noi in Maiella. Avanti. Allora, qui c'è una mappa dei geositi che probabilmente non si vedrà molto bene, ma ve la racconto io. I geositi del parco sono 95. E noi abbiamo iniziato ad individuarli già nel 1999 con il piano del parco, e poi successivamente con altri strumenti di pianificazione abbiamo individuati fino a 35, e con il lavoro per candidarci siamo arrivati a 95. In realtà l'elenco potrebbe ancora crescere. E 22 di questi sono di importanza internazionale, proprio perché sono stati diretto oggetto di studio di tutti questi scienziati che vengono ogni anno a visitare la Maiella. Infatti ieri, nella trasmissione diretta di ieri, il nostro collega che ci tiene centro visite di centro informazioni di Pretoro, Fabrizio Chiavaroli, ha detto che spesso si trova ad accompagnare dei geologi studiosi di tutto il mondo sulla Maiella. E questi geositi alla fine che cosa sono? Sono dei luoghi che noi conosciamo benissimo, può essere una sorgente, può essere un paesaggio che vediamo aprendo la nostra finestra, quindi semplicemente non sapevamo che era un geosito, però in realtà siamo magari molto legati e ci identifichiamo con quel luogo. Per esempio, faccio un esempio, a Penna Piedimonte, per chi è di là, la Penna o Madonnina, che noi geologi chiamiamo Arco di Roccia, oppure le Gore di Fara, sono note a tutti, e quindi adesso veniamo anche a capire che sono importanti per addirittura per l'UNESCO. Avanti. Avanti Dino, grazie. Allora, qui ho messo molto velocemente, vi dico che andando a fare questa candidatura abbiamo dovuto anche assegnare dei punteggi al nostro territorio, l'abbiamo fatto classificando i geositi. Quindi, come vi dicevo, abbiamo 22 geositi di importanza internazionale, abbiamo anche dei geositi di importanza nazionale e regionale. Il fatto che ci siano dei geositi di importanza regionale non significa che non siano poi così importanti, anzi, è solo che sono rappresentativi, non sono il miglior posto al mondo dove si vede un dato fenomeno, ma sono rappresentativi a livello della nostra regione o dell'area dove è inserita la nostra regione. È importante perché comunque possiamo noi, senza spostarci troppo, andare ad ammirare un particolare fenomeno geologico. E poi anche per
valore, e quindi gli abbiamo assegnato un valore scientifico, un valore didattico-educativo oppure un valore geoturistico, e sono moltissimi nella Maiella quelli che hanno un valore anche geoturistico. Poi ci sono dei geositi speciali, diciamo così, che possono avere anche tutte e tre queste caratteristiche, quindi possono essere di valore scientifico ma anche apprezzati dal pubblico, oppure essere utili per insegnare la geologia. Avanti. Qui c'è una veduta di una foto che mi ha dato il professor Marco Brandano, che è la sezione stratigrafica Monte Cavallo, che in realtà si vede da Monte Cavallo. E l'ho messa perché è un luogo che sicuramente tutti conosciamo noi abruzzesi, però nello stesso tempo, come mi diceva il professor Brandano, è uno dei posti, delle fotografie più conosciute al mondo fra i geologi. Perché? Perché l'ho messa? Perché noi abbiamo classificato poi i geositi anche in base a ciò che raccontano, quindi se ci parlano della storia della Terra, come si sono formate le rocce e degli ambienti del passato, ci troviamo davanti a un geosito che parla di stratigrafia, di sedimentologia, e di questi ne abbiamo 15. Ne abbiamo individuati per il momento 15, ma non è detto che non procederemo ad individuarne degli altri. Avanti. Qui abbiamo i geositi che ci parlano di geologia strutturale. In questo caso si tratta di uno specchio di faglia, di un piano di faglia, che poi nei calcari si chiama anche liscione, perché se si è riuscita a vederla dalla fotografia, a sinistra c'è una parte di parete che è molto liscia e sembra quasi un muro di cemento fatto artificiale, invece no, è praticamente la parte lungo cui sono scorsi due blocchi di roccia in una faglia. E le faglie, poi noi abruzzesi siamo abituati a sentirne gli effetti di quando si muovono, perché siamo abituati purtroppo anche ai terremoti. E lo scopo dell'UNESCO poi è anche quello di educare alla geologia, anche per conoscere i rischi e saperci proteggere da questi rischi, che possono essere il rischio sismico, il rischio frane o altri. E quindi questi luoghi sono anche molto importanti da conservare, da studiare per la nostra sicurezza. Avanti. Qui c'è uno dei geositi più importanti del parco, perché, come vi dicevo, questo geosito è a capo di fiume Palena, è un geosito di importanza internazionale e ha tutte e tre le caratteristiche di essere di importanza scientifica, didattica e anche geoturistica. È praticamente un sito che è stato allestito grazie alla soprintendenza, grazie anche al collega Silvano Agostini e ad altri suoi colleghi, già dal 2001, se non mi sbaglio, e è uno, penso, dei geositi allestiti per la visita fra i primi in Italia. E si tratta di un geosito che noi abbiamo classificato fra i siti paleontologici, perché questi siti paleontologici ci danno testimonianza della vita del passato e ci danno quindi indicazione dell'ambiente di sedimentazione, ma anche dell'età delle rocce, perché i fossili sono praticamente gli orologini, in un certo senso, che ci dicono a noi geologi a che età ha quella roccia, soprattutto i microfossili, e generalmente loro. Poi in questo caso il sito è molto importante, è di fronte a un altro geosito che è quello delle sorgenti dell'Aventino, in realtà è un complesso unico, e a pochi chilometri, pochissimi, uno o due chilometri, c'è il centro di Palena, dove nel Castello Ducale c'è un museo geopaleontologico, il Museo Alto Aventino, che sarebbe sicuramente da consigliare con la visita, cioè da visitare. Poi appunto sarebbe da dire che
vicino a questo giosito parte un sentiero delle orchidee, e questo sentiero delle orchidee del parco arriva al Museo dell'Orso, quindi è veramente un posto speciale per unire tutti gli aspetti che abbiamo, notevoli, che abbiamo al parco. Possiamo andare avanti? Sì, Elena, mi riesci a sentire? Sì, sì. Allora, no, colgo un'occasione, perché quando arrivano dei commenti, delle domande, più che altro delle domande, ecco, inerenti a quello che appunto stai dicendo tu, volevo fartela leggere, e così possiamo dare una risposta e probabilmente rispondiamo a curiosità anche di altri. Ecco, adesso la facciamo vedere in pancia qui. C'è Barbara che ci chiede quali sono stati... Sì. Dei valutatori dell'UNESCO sulla nostra Maiella. Saluto Barbara, diciamo sono state molto buone e hanno apprezzato la geologia della Maiella senza nessun dubbio, hanno apprezzato anche le nostre strutture, i nostri sentieri, ci hanno stimolato a lavorare sempre di più sullo sviluppo sostenibile, perché noi già facciamo molto, però l'UNESCO ci tiene molto a questo. E niente, adesso noi siamo in attesa della valutazione definitiva, abbiamo avuto qualche buona notizia, però ovviamente non è un cammino che si chiude in breve tempo. Bene. Spero di aver... Possiamo andare avanti dopo nel frattempo, se qualcuno vuole. Allora, qui invece sono rappresentati con questa fotografia meravigliosa della Grotta Nera di Pennapiedimonte, con il latte di monte, una concrezione bellissima che non si forma come le normali stalattiti solo per azione chimica e meccanica, ma anche per la presenza di batteri, e sono rappresentati i giositi geomorfologici, cioè i paesaggi, quello che ci dà le forme del paesaggio. Quindi possono essere circhi glaciali, gole, valloni, doline, grotte, calanchi, frane e quant'altro. E se vedete a fianco al nome geomorfologia ho scritto 48, perché sono i giositi più numerosi nella nostra classificazione, sia perché abbiamo tutte quelle forme, cioè quei processi che hanno agito per dare luogo a tante diversificate forme del territorio, ma anche perché sono i siti più apprezzabili anche dal grande pubblico. Un paesaggio è bello anche se non sono geologo, no? Quindi, però i geologi poi ci aiutano a capire anche perché è proprio così quel paesaggio. Avanti. E poi ci sono i siti legati all'idrologia e l'idrogeologia della Maiella, possono essere sorgenti, cascate, laghi. E in questa foto ho messo il lago Ticino, uno dei rarissimi laghi della Maiella, importante per la fauna, per l'avifauna migratoria, ma anche per la fauna acquatica e la vegetazione acquatica in generale. E noi dobbiamo dire che abbiamo una montagna ricchissima d'acqua, sola Maiella ci dà 8.000 litri d'acqua al secondo, è acqua purissima e buonissima. Se facciamo un calcolo esteso al parco, sicuramente arriviamo a più di 10.000 litri al secondo. Avanti. Poi c'è la categoria di siti che, di geologia quaternaria e archeologia. Sono quei siti che testimoniano il periodo più recente della storia della Terra, il quaternario, dove spesso appunto nelle alluvioni, per esempio, di un fiume, nei sedimenti lasciati da un fiume, si possono trovare dei reperti archeologici, e questi spesso sono legati alla presenza dell'uomo preistorico. Infatti non ho messo il sito più importante, perché Silvano, il mio collega, ne parlerà estesamente, Valle Giumentina, ma vi ho messo questa foto del monastero di San Martino in valle, perché solo guardandola ci fa capire come il contesto geologico e quello archeologico dell'opera dell'uomo sono intimamente legati. Poi tra l'altro in questo posto, che sono le gole di Farain, pochissimi
metri quadri, si può dire, ci sono addirittura 4 geositi. Avanti. E le ultime due categorie le ho riunite in questa foto, che praticamente è l'ingresso di una miniera che si trova nell'Orfento. E questa roccia, molto bella da vedersi perché è bianca e nera, è costituita da resti di organismi rudiste, che essendo tutti pezzetti, diciamo, con dei vuoti, è stata impregnata da bitume, per cui la vediamo a chiazze bianche e nere nei vuoti delle rudiste, del guscio dell'organismo e delle parti interne si è infiltrato il bitume. E questi geositi, che sono quelli delle miniere, dell'archeologia industriale e di come viene studiato appunto la genesi e la migrazione degli idrocarburi in Maiella, ci raccontano anche la storia passata della mineraria della Maiella, che magari a cui spero riusciremo anche a dedicare qualche puntata. Ed è uno dei motivi che ha portato poi ad essere la nostra geologia così importante, sia perché i nostri prodotti minerari sono andati in giro in tutto il mondo, ma anche perché i primi studiosi sono venuti per questo. Avanti. Ah, in realtà io avrei quasi finito. Guardiamo solo l'ultima, in cui volevo ringraziare l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo perché ci ha supportato in tutto il processo di candidatura, e anche poi farvi vedere che a destra c'è un pannello, cioè un roll-up che noi abbiamo messo in tutti i nostri centri di visita, che ci dice: aiutaci a supportare la candidatura, aiutaci a diventare geoparco, perché geoparco ci si arriva se noi siamo tutti convinti come territorio di volere questo riconoscimento. E devo dire che abbiamo trovato comunque tanti comuni, tante associazioni, non li posso nominare tutti, che ci hanno sostenuto tanto. Quindi continuate a seguirci e vi ringrazio ogni volta che vedete l'hashtag Aspiring Geopark, mettete mi piace. Adesso bene, passo la parola ai miei colleghi. Sì, allora, prima di andare avanti, Elena, ti ringrazio, hai avuto un sacco di commenti e sembra che per il momento stiamo avendo quello che ci aspettavamo, appunto parlare di una cosa che a volte può sembrare, come dire, un argomento un po' più ostico, ma devo dire che il pubblico sta apprezzando e dice: cavolo, si può parlare di geologia anche, tra virgolette, in pianetto, cioè nel senso che riusciamo anche tutti noi a capirci qualcosa. Penso, Elena, tra i commenti che vedo, probabilmente, ecco, mi unisco, perché insomma un po' con te avevo visto dei passaggi nella candidatura del Geoparco, te la faccio vedere perché forse merita. Ecco, Violetta, che tu ben conosci. Grazie, Violetta è stata la nostra prima volontaria del primo campo sul Geoparco, quindi ecco, la saluto. Ricordavo questo, appunto, era solo per fartela vedere e salutare. Bene, Elena, introduci tu i nostri ospiti. Sì, adesso parlerà Silvano e vi parlerà appunto della geologia e dell'archeologia e come le due materie proprio vanno insieme, e geologi e archeologi collaborano, e dell'importantissimo sito di Valle Giumentina. Prego, Silvano. Io sono per un problema tecnico, probabilmente non so se Silvano ha qualche audio in più che rientra più tempo. Non riesco a sentirti, Dino. Sì? No, mi rientra dell'audio in diretta e viene dal tuo microfono. Dal mio microfono? Io ho il microfono del PC che è attivo, solo lui. Abbasso un po'? Prova a abbassare? Non è che hai anche un telefono vicino acceso, no? Prova a spengerlo, guarda. Facciamo così. Sì, devi abbassare il volume. No, il volume è abbassato, lo spengo completamente, così evitiamo, ecco fatto. Adesso è spento, vediamo se è migliorata la situazione. Io ti sto preparando intanto la presentazione, un secondo a me, e vengo della diretta.
Eccoci qua, ci sono quasi io. Bene. Perfetto. Eccoci, allora, arrivo subito. Ecco qui. Eccoci qua. Sta girando e quindi fra un po' arriverà la prima cosa. Sì, come già stato ricordato, il rapporto tra la maiella, la montagna della maiella e l'uomo risale a molte, molte migliaia di anni fa, attestate sicuramente il sito di cui parliamo oggi, quello di Valle Giumentina, dove le testimonianze più antiche andiamo intorno ai 400-450 mila anni da oggi. Ma sempre nella zona di Valle Giumentina, in una parete fatta di ghiaie, in una rincisione di questa valle, una parete abbastanza pericolosa, in cui io mi calai con una corda, con un casco, in una pioggia di sassi, di ghiaie e tutto quanto, perché l'avevo visto in questa circa 15-20 metri, diciamo, dal salto del pendio, ho visto un livello di sabbia e argilla e li raccolsi dei cosiddetti choppers, cioè dei ciottoli di selce scheggiati e così, che per contesto geologico e per tipologia così ci possono dire che sicuramente siamo intorno a 1 milione a circa 800 mila anni. Bene, possiamo andare avanti con la nostra con la presentazione. Valle Giumentina, intanto, per chi già la conosce, è una valle un po' anomala, perché quando noi arriviamo vediamo che è una valle che inizia da una forra, quella dell'Orfento, e finisce in un'altra forra, quella del praticamente dove c'è l'eremo di San Bartolomeo, quindi una valle un po' strana. Di solito siamo abituati che le valle hanno una testata e poi scorrono così, invece vediamo questa valle ampia e piatta. Bene, per capire il perché, è perché quello è il tratto di una vecchia valle fluviale, e sapete quale valle fluviale è? Era la Valle dell'Orta. Cioè, una volta la Valle dell'Orta passava, invece che a ovest di Caramanico, passava ad est di Caramanico. Abbiamo testimonianze di questo corso fluviale dell'Orta proprio vicino al campo sportivo, sopra zona San Nicolao, e tra l'altro anche le ghiaie nella regione di San Nicolao abbiamo dei reperti archeologici del Paleolitico inferiore. Poi attraversava praticamente quella che è oggi una forra, ma non lo faceva con un ponte, andava dritto, andava nella località De Contra e da lì aveva il suo percorso, così a quote, quindi una geografia completamente diversa. E come età siamo grosso modo alla fine di quello che noi geologi chiamiamo il Pleistocene inferiore finale, quindi circa intorno a 1 milione, diciamo 1 milione e 2, qualcosa così, 1 milione e 2, così, o intorno all'inizio del Pleistocene medio iniziale, intorno a 800 mila anni. Andiamo avanti con la prossima immagine. Dopodiché la paleogeografia, l'evoluzione della maiella e tutto quanto ha portato al fiume Orta a prendere un altro tratto di corso. Questa volta passa a valle dell'attuale abitato di Caramanico per andare ulteriormente in avanti e poi percorrere sempre ad alte quote la parte alta di quelle che oggi sono le golle del fiume Orta. Scorreva praticamente nella zona di Bolognano, ma a quote molto, molto più alte, circa 120-130 metri da oggi. Andiamo avanti. Oggi vediamo praticamente che cosa? Vediamo il tutto profondamente rinciso, più o meno rimasto uguale, e soprattutto vediamo una cosa, che c'è anche l'Orfento che nel corso, diciamo, del Pleistocene medio e del Pleistocene superiore diventa un affluente, ritorna a essere un affluente dell'Orta, anche lui profondamente inciso. Quindi così. E il tratto quindi abbandonato dalla valle del vecchio Paleorta, che cosa fa? Cosa diventa? Beh, diventa uno specchio lacustre, un ampio spettro lacustre, estremamente interessante, per due motivi. Uno, perché le rocce affioranti lì attorno contengono della selce, quindi la materia prima utile nell'attività dei cacciatori, delle bande cacciatori, raccoglitori del Paleolitico. E l'altra cosa, questo specchio d'acqua era anche una zona ideale per abbeveraggio diciamo, di quello che sono il supermercato ambulante
per i paleolitici, cioè per tutte le mandrie di cervo o di altri animali che venivano in qualche modo cacciati dai cacciatori del paleolitico. Allora, le prime scoperte che questa zona era frequentata dalle bande di cacciatori del paleolitico inferiore si hanno alla fine dell'Ottocento. Vengono raccolti quelli che una volta erano chiamate le cosiddette amigdale, oggi li chiamiamo bifacciali, cioè sono quegli oggetti scheggiati in selce a fonda grandi a forma di mandorla. Praticamente erano più o meno per il cacciatore paleolitico come dei coltellini svizzeri, praticamente potevano nelle loro vari tipi di margine fare un po' tutto, incidere, comportarsi come coltelli, come martelletti, come tutto quanto. Era un po' un coltellino svizzero e loro di questi strumenti non si separavano quasi mai. È un po' più o meno come facciamo noi con il telefonino, praticamente è cambiata soltanto per certi aspetti la tecnologia, o meno. E tra l'altro la tecnologia per ricavare questi strumenti in selce, se noi oggi facendo archeologia sperimentale ci mettiamo veramente tanto tempo per arrivare a un bifacciale, loro probabilmente ci arrivavano in tempi molto molto più rapidi, molto veramente molto. Andiamo avanti. E la prossima, ecco qui. Allora, sulla scorta di queste informazioni, intorno agli anni 50, al 55, un geologo archeologo, Antonio Mario Radmilli, e insieme a un geologo francese, Jean Desmajeaux, fanno delle ricerche di superficie, così, vedono e decidono di intraprendere uno scavo. Quello che vedete a destra, forma di V per capirci, è il riempimento, diciamo, della valle, di Valle Giumentina, dove con ABC sono individuate le unità principali, cioè il complesso di sedimenti principali che la riempie. In quello di A sono le ghiaie, grossi blocchi di frana, probabilmente dei grandi debris flux, materiale anche trasportato dalla fronte dei ghiacciai che vengono giù dalla Maiella. Così, è proprio nel complesso A che voi vedete lì dove ci sta la presenza di questi choppers, così. E lì probabilmente non abbiamo scavato, non sono stati mai fatti degli scavi, probabilmente non si riusciranno a farli mai. Forse quando riusciremo nel nostro progetto biologico ad esprimere delle ali come delle libellule, come del Peter Pan, forse riusciremo a scavare anche quel livello archeologico così antico. Bene, poi abbiamo tutte delle altre unità che testimoniano soprattutto, e qui anche l'importanza di Valle Giumentina, momenti climatici e rocce che si sono formate a seguito di cambiamenti, erosioni e formazioni di suoli durante contesti climatici molto diversi. Quindi in questa Valle Giumentina è rappresentata la storia dell'evoluzione del clima e la storia dell'evoluzione in qualche modo della frequentazione dell'uomo almeno nell'ultimo milione di anni. Il complesso che vedete qui è sintetizzato, sono sedimenti fini che sono da lacustri, da palude a vero e proprio lago, i quali colmavano piano piano questa paleovalle. E ci sono tante informazioni interessanti, ci sono tanti livelli in cui si dice che temporaneamente questo lago era completamente secco, asciutto, e quindi avvenivano i processi pedogenetici, cioè di formazione dei suoli. E poi ci dice anche che ogni tanto ci sono dei livelli particolari formati da sedimenti vulcanici, cioè sedimenti che arrivavano dall'attività vulcanica che avveniva lungo tutta la costa tirrenica. Immaginate i vulcani sabatini, vicani, cimini, vulcani laziano e tipo albano, ma gli stessi vulcani, diciamo, di area napoletana, Ischia, via così. Bene, ogni tanto con le più grosse fasi esplosive andavano da queste nubi di tuffi e cadevano giù, e anche piccoli livelli di questi materiali che sono chiamati tefra venivano sigillati all'interno dei depositi di sedimentologici. I primi scavi quindi avvennero nel 1955 da parte da Radmilli, così, e richiamarono l'attenzione di tutta Europa, una per l'antichità, diciamo, di questa frequentazione al tempo,
tra le più antiche d'Europa, e dall'altra richiamavano l'attenzione anche per il metodo che veniva in qualche modo utilizzato. Per la prima volta la geologia e l'archeologia contemporaneamente esploravano un sito archeologico preistorico estremamente importante. Andiamo avanti. Sì, ecco qui questo commesso è l'unità cosiddetta basale, possiamo vedere qui i complessi che abbiamo indicato, li possiamo vedere anche molto rapidamente, proprio in queste ghiaie qui, non è in questo, ancora più a valle, diciamo nell'incisione, dove ho trovato questi choppers. Andiamo avanti, è l'unità. Sì, questo è per farvi capire, siamo all'interno della stretta gora di l'incisione di Valle Giumentina, dove nel giro di pochi metri potete vedere con questa complessità incontriamo il substrato di roccia e almeno tre unità diciamo delle deposizioni che compongono praticamente la successione di Valle Giumentina. È un punto chiave per certi aspetti, difatti è uno dei punti che, nonostante che l'ho studiato tante volte, ci vado così, non manco mai di ritornarci, e ogni volta ho sempre qualcosa di nuovo da imparare e da osservare. Andiamo avanti. Sì, queste qui che vedete sono quelle brecce indicate dell'unità B e sono interessanti perché sono delle brecce di fase fredda, sono fatte da clasti calcari, diciamo, bianchi, immersi in una matrice, diciamo, di cemento terrosa, rossa, e che portarono il francese De Mangeau a chiamarla breccia a mortadella, cioè perché ricordava, diciamo, proprio una vera e propria mortadella. Questa breccia mortadella è estremamente interessante perché è un deposito che si ritrova in gran parte dell'Abruzzo, nell'Appennino, in tante parti, e per dirne una, le parti più consistenti, per esempio, sono state utilizzate in Puglia per fare le colonne, i cardini delle finestre, diciamo delle porte, dei portali così, di Castel del Monte. In Abruzzo, non lontano da qui, sono le colonne all'ingresso della grande badia che sta sul Mona, la sede dove c'è la sede del Parco Nazionale, sede operativa del Parco Nazionale della Maiella. Andiamo avanti. Ecco, e questi sono la grande sequenza di limi, praticamente, che strato dopo strato, livello, anzi dopo livello, spesso sono questi classici livelli in cui riusciamo a cogliere il chiaro scuro che ci dicono la stagionalità annuale, altre volte questa stagionalità non è rappresentata, ma sono rappresentati cicli che sono di più anni, cioè ripetersi praticamente di micro cambiamenti climatici, che sono dell'ordine di 10 anni e via così. Però nel suo insieme questa, diciamo, queste stratigrafie coprono un intervallo cronologico molto importante. È in questa praticamente successione di questi limi bianchi che sono presenti i vari livelli di frequentazione da parte del paleolitico, della banda di cacciatori del paleolitico inferiore. Andiamo avanti. Sì. E quindi qui vi ho messo, e possiamo scorrere, a sinistra vedete una foto nel torno agli anni 55 con l'operazione al lavoro. C'era un archeologo, Radimilli, ogni tanto si affacciava il geologo francese Jean de Mangeau, ma quelli che davano una mano soprattutto erano operai normali, operai edili, così, che scavavano pale e piccone, e Radimilli ogni tanto con qualche studioso, ma molto rari, ce n'erano qualche studente dell'allora, si fermavano sulle superfici. Allora il lavoro era soprattutto quello di recuperare le selci, correlarle al livello dove era stato, diciamo, trovato. Il geologo prendeva i sedimenti, più o meno dava un'interpretazione di quello strato in cui si erano stati trovati, e si andava e si proseguiva, andava avanti. Andiamo. Sì, questa è una panoramica degli scavi del 55, vedete sempre la sezione che viene esplorata, e possiamo pure vedere come nel 55 Valle Giumentina è completamente diversa. Siamo nel periodo post-bellico, per certi aspetti ancora, non c'è un albero, pochi alberi, si vedono ancora dietro sul fondo, si vedono poco case catalano, cioè quelle case con capanne a pietra e altre cose che venivano ancora utilizzate circa 5-6 mesi l'anno come appoggio per l'agricoltura, eccetera, eccetera. Ma è un paesaggio molto, molto, ancora molto brullo. Andiamo avanti.
Bene, e questi erano gli oggetti praticamente tra i più importanti trovati nei singoli livelli diciamo archeologici. Vedete che sono quasi delle grandi frammenti lavorati da un nucleo più grande di selce e che si ottengono dei vari strumenti. Ci sono dei grattatoi cosiddetti con ritocco laterale, con ritocco invece frontale, dei veri e propri piccoli bifacciali, dei trancianti e via così. Erano tutta una serie di strumenti quali hanno più di un uso, quello di lavorare la pellame, di rompere le ossa, di tirarci fuori il midollo, quello di tranciare la carne. Praticamente è un insieme di coltelli, di lime e di tutta una serie di altre cose utili praticamente per quelle che erano le attività, tra virgolette, quotidiane dei cacciatori, dalla fase di caccia alla fase di preparazione del loro, tra virgolette, materiali, anche per abbattere magari alberi per i focolari o preparare i pali per, diciamo, per le capanne, per le incantatamente all'aperto. Cioè dobbiamo pensare che non sempre, come sembrerebbe, diciamo, suggerirci, noi i siti in grotta, sembra che i paleolitici vivevano soltanto in grotta, erano uomini di grotta e basta. No, erano dei rifugi temporanei, soprattutto invernali, ma erano dei, come si dice, dei pit stop momentanei. Queste erano delle bande di nomadi che giravano tutto quanto e spesso e volentieri si hanno dei siti all'aperto. I siti all'aperto sono molto rari a conservarsi. E questo qui di Valle Giumentina è di un'eccezionalità unica. Andiamo avanti. Bene, qui vedete, visto dall'alto, il complesso all'interno di uno dei posti, dei geositi del parco più importanti, una delle aree importanti, perché lungo questo percorso si possono vedere anche, come si diceva prima, le case, le capanne a falsa cupola, capanne in pietra, si può proseguire e andare a vedere San Bartolomeo, l'eremo di San Bartolomeo, dove ci sta un altro sito sotto del Paleolitico superiore, un'officina di circa 13.000 anni fa, officina, perché lì cavavano con dei martelletti direttamente la selce, la preparavano lì sul posto, quindi sono del Paleolitico superiore, 13.000 anni fa. E qui vedete con il blu gli scavi fatti, posizionati da De Mille, e con rosso gli scavi fatti dall'FR, cioè dalle Col Français di Roma, che abbiamo concordato, ha chiesto circa 6-7 anni fa la concessione di scavo. Abbiamo per fare questo messo su un'equipe multidisciplinare di studiosi, di tanti geologi iper specializzati, perché c'era la responsabilità, come tutti gli scavi, quando si scava, si prendono informazioni ma si distrugge anche in modo irreparabilmente, e quindi c'è bisogno che ognuno porti un suo contributo. Bene, e quindi in questi anni recenti non potevamo fare un'impresa archeologica così importante su un cavo importante ripetendo magari semplicemente con le nozioni o con le capacità di scavo degli anni 50. Bisognava mettere tutte le tecnologie, tutte le capacità scientifiche che oggi la scienza ci permette. Andiamo avanti. E volevo anche dirvi, quella freccia verde, vedete quelle capanne nuove, quelle sono l'Ecomuseo del Paleolitico. È un centro visita estremamente interessante, dove non si parla solo di Valle Giumentina, ma del paesaggio che lo circonda. Qui avete due immagini, possiamo andare, sì, avete due immagini, due momenti diversi di scavo, di Valle Giumentina, non lo vedete, questa volta noi non abbiamo, tra virgolette, operai, i nostri operai sono tutti studenti degli ultimi anni dell'università italiana e straniere, ma addirittura ci sono gente già laureata, gente dottorati di ricerca e via così. È uno scavo dove prima delle campagne, quest'anno è stata fatta la quinta e ultima campagna, quest'anno, cioè nel 2019, e veniva fatto un bando dove le persone in qualche modo si proponevano per venire a scavare, e abbiamo avuto ospiti dal Brasile, ovviamente dalla Francia, dalla Spagna, un po' da tante parti d'Europa e anche oltre Europa. Bene, e la strategia è stata quella di scendere nella stratigrafia ed esplorare grandi superfici diciamo di scavo. Questo ci ha permesso di, oltre
di imparare tante cose in più dalla stratigrafia, di vedere anche con le tecniche moderne i rapporti reciproci tra le selci, cioè capire se c'erano una logica di posizionamento strettamente legata a quello che poteva essere. Immaginate quando la sera noi ci vediamo la televisione, ci facciamo io il bicchierino di genziano, voi non so cosa, e l'ultima cosa, e poi siamo un po' stanchi, non vogliamo rimettere a posto e quindi andiamo via, lasciamo praticamente il nostro salotto con un cuscino messo da una parte, un bicchiere da una parte, lo lasciamo così. Questi, se come una, diciamo, un'indagine di polizia scientifica, viene qualcuno, pipa in bocca, cappello a doppia falda, tipo la Sherlock Holmes, ricostruisce la scena, tra virgolette, di un delitto, quello di aver visto la televisione, aver passato così, eccetera. Stessa cosa facciamo in uno scavo archeologico. Cerchiamo, tra quello che è stato nel processo di post-deposizione cambiato, capire diciamo le abitudini, le latitudini, cosa facevano, cosa vivevano, qual era la loro in quel momento, ma in generale durante tutta la frequentazione di questo ambiente particolare che erano le sponde, le paludi di questo sito archeologico. Andiamo avanti. Bene, qui ancora un dettaglio, una pratica, quelle cose bianche e nere che vedete sono delle coperture, tele di copertura che servono per proteggere lo scavo quando si va via e quando si scava, come nella zona che vedete esposta, si lasciano quelle dove si sono già esplorate, è un modo più per salvaguardare. Il passo successivo, quando verrà ricoperto tutto, già è stato fatto in parte, è quello di proteggere con dei tessuti non tessuti, con delle in maniera che chi verrà dopo di noi vorrà riaprire questo scavo, perché avrà sicuramente tecnologie, saperi molto più profondi, spero migliori di noi, e quindi come noi siamo intervenuti nel 2000 e passa dal 55 in poi, probabilmente nel 2050, dopo sempre che i cambiamenti climatici lo permettano, praticamente verranno a scavare a Valle Giumentina, oppure altrimenti la verranno a frequentare, perché saremo ritornati con i cambiamenti climatici, ahimè, ai livelli di vita tipici del Paleolitico. Bene, andiamo avanti, battute a parte, però è un richiamo di riflessione. Questa è una visione dall'alto, non ve l'ho fatta vedere così perché noi abbiamo utilizzato micro droni, chiamiamoli così, quelli da scavo, non quelli che possono dar fastidio agli animali, cioè non quelli così, ma fortemente molto potenti, oppure sono praticamente macchinette attaccate a un piccolo palloncino che va un po' su con dei grandi degli obiettivi di grand'angolo molto grandi, quindi c'è un effetto come che chissà come quanto sia andato su questa macchina fotografica. In realtà non è che è andata su chissà tanto, è che c'è un obiettivo che c'è un grand'angolo molto molto ampio. Cosa facciamo? Riprendiamo le superfici di scavo e tutto, e su questa andiamo avanti, riportiamo anche tutti i dati di tipo, diciamo, adesso arriverà l'immagine. Ecco qui, riportiamo tutti i dati possibili, immaginabili. Ora, molto rapidamente, non spaventatevi, a sinistra vedete la stratigrafia naturale, sulla destra vedete quello che è il linguaggio dei geologi e degli archeologi, l'interpretazione stratigrafica con dei simboli che stanno a indicare il tipo di litologia, la frequenza, suolo e non suolo e via così. È anche riportata la vecchia stratigrafia dei Radimilli, le debite correlazioni, la presenza di un sondaggio che abbiamo fatto, dove abbiamo scoperto che questa rincisione non incide il punto più profondo della vecchia valle dell'Orta, ma è un po' spostata su quella che doveva essere la sua sponda idrografica a destra. In realtà il vecchio Orta aveva la sua zona più profonda esattamente oltre lo scavo dove noi vediamo. Quelle frecce rosse e blu che vedete con delle sfumature non sono una schibizzo, sono le fasi fredde, i glaciali, e le fasi rosse invece il periodo è clima o interglaciale, clima ottimale. Bene, quindi ci fa vedere certe cose. E poi non si vedono i numerini, ci sono tanti piccoli pallini indicati, eccetera, eccetera, che ci dicono la presenza di questi livelli vulcanici, la presenza dei livelli archeologici e via dicendo. Andiamo avanti. Così. Qui credo che si veda poco, la frecciona però si vede, vi sta a indicare la stratigrafia praticamente di Valle Giumentina. Cosa c'è di importante?
Cioè, l'importante è, guardate quanto è lunga, quanto è spessa, quanto è spessore, quindi quanto è ampio l'intervallo cronologico, anche se le frequentazioni avvengono da un certo momento in poi, almeno qui vi ho detto che nelle ghiaie abbiamo frequentazione molto più vecchia, è così, però tutta la stratigrafia è importante per la ricostruzione dal punto di vista paleoclimatico, paleoambientale. Qui ci sono, quindi abbiamo almeno 600.000, 700.000 di anni, quasi tutto il pleistocene medio, di storia climatica della Maiella registrata, che è qualcosa di estremamente importante e interessante. È un archivio di storia naturale unico. Le altre sezioni stratigrafiche che vedete sono quelle di altre parti in Italia e in Europa. Vedete come sono molto più compatte, sia come spessore, ma anche come cronologia. Sono molto più, meno, rappresentano meno, diciamo, tempo. Andiamo avanti. E questo per farvi capire l'importanza sempre. Qui in particolare vedete cosa si fa poi in quegli strati, in dettaglio, via così. Vedete tutti quei campioncini destra, sinistra, sono campioni che vengono fatti in continuo, dove sono studiati i sedimenti, i pollini, se ci sono le cosiddette lumachine piccole, le quali lumachine possono essere di ambiente cosiddette polmonati, perché vivono all'aria aperta, in momenti in cui non c'era la palude, oppure possono essere delle lumachine di acqua dolce. E loro pure ci danno delle informazioni di tipo, diciamo, paleoclimatico, la temperatura media dell'acqua, con quale doveva essere, e quelli polmonati invece ci danno delle informazioni su quello che poteva essere la vegetazione, piante non arboree, se erano piante grasse, graminacee, non graminacee, cioè sono tutte informazioni che ci servono a ricostruire il paleambiente. E poi i livelli vulcanici, con dei metodi di datazione geochimica, ci permettono di avere delle datazioni, quelle che vengono dette assolute, ma di assoluto non c'è niente, ma di estremo dettaglio, che permettono poi di fare delle correlazioni, di proiettare lo scavo di Valle Giumentina con gli altri scavi in Europa e fare debite correlazioni, ragionamenti, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Bene, questa è sempre una visione dall'alto, vedete tutti i cartellini che cosa stanno a indicare, ogni oggetto che si rinviene, quindi selce, selcette, resti di fauna o quello così, ha un suo codice anagrafico ben preciso. Bene, immancabilmente via così. Rispetto a una volta, le selci non sono pulite, sono pulite poche e nulla. Perché? Perché tutte le selci sono poi sottoposte ad indagini al microscopio per vedere se ci sono tracce d'uso. Le tracce possono essere due tipi, praticamente. Tracce d'uso, praticamente, che ci dicono se hanno tagliato, per dire, dell'ossame piuttosto che la carne, piuttosto che i tendini o altre cose, perché magari si è scheggiata durante la lavorazione di qualcosa di duro, quindi vediamo dei pezzettini rotti involontariamente, oppure sono delle, diciamo, tracce particolari che sono date dal movimento del sedimento sulla selce. Questi movimenti sono legati all'acqua o al ghiaccio che muovono i sedimenti stessi, li ricompiono e fanno, e quindi sono tipi di cose. In più ci sono delle alterazioni chimiche, sono tutte informazioni, quindi un singolo oggetto è, come si dice, una testimonianza, un elemento raccolto dal nostro Sherlock Holmes, dalla polizia scientifica, sul luogo del delitto, preso, messo in una bustina con le coordinate e via così, e poi studiato dalla polizia scientifica, che è fatta da geologi, fisici, geomorfologi, geopetologi, eccetera, eccetera. Possiamo andare avanti? Ecco qua. E questo è il modo di rappresentare oggi gli oggetti, vedete la tecnica del disegno è sempre quella, e poi guardate che cosa c'è inoltre. Ci sono praticamente delle fotografie, le fotografie che mettono in evidenza al microscopio particolare la particolarità del margine dell'orlo di quello strumento. Bene, sono delle testimonianze che ci danno tante informazioni. Andiamo avanti. Così, questa è la ripresa che vi dicevo prima, quindi il mistero di perché mandavamo in alto. Su queste proiezioni, quindi possiamo, su queste fotografie ortorettificate, quel blu che voi vedete sono tutte quante praticamente gli oggetti, le cose di interesse, concentrazioni magari di carboni o tutto ciò che in qualche modo è strettamente relativo a quelli che vengono chiamati artefatti, all'azione umana, strettamente relazionata. E ci sono delle interpretazioni abbastanza interessanti, in alcuni posti
in alcune grotte sempre della Maiella, per esempio abbiamo visto che la distribuzione era di una geometria logica rispetto a un focolare e non c'erano oggetti laddove la persona stava seduta e che quindi lì non andavano a finire questi microscheggi o scheggetti durante la lavorazione. Vi do una curiosità, tanto per il discorso uomo Maiella, nella grotta di vicino sopra Lento Mannoppello, praticamente che è stata scavata, abbiamo trovato due fasi di occupazione, focolare e tutto, e con un archeologo americano della New Archaeology americana, molto in gamma, in battaglia, lui ha ricostruito, ecco, lo studio delle seci, tutto quanto, il complesso, che probabilmente c'erano due adulti che scheggiavano così e due ragazzini che stavano, tra virgolette, quasi alle prime armi nella fase di scheggiatura, perché vedevamo delle scheggiature efficienti e altre un po' meno efficienti, così. Quindi si riusciva a capire che, praticamente, quattro persone, due adulti e due giovani, frequentavano quella zona perché lì anche affioravano delle rocce con delle stelci e quindi lì facevano il primo lavoro di pulitura e poi se le portavano via. Andiamo avanti. Bene, e cosa dire? Lo scavo, come avete capito bene, è uno scavo importante a livello internazionale, quindi è un giosito che ha varie valenze, quella diciamo archeologica, quella geologica come archivio del passato, è proprio un classico giosito archeologico del quaternario, come vi ha detto poco innanzi Elena, e abbiamo avuto due momenti molto, tra gli altri, molto interessanti, tra le varie, la presenza dell'associazione italiana, dell'associazione francese del quaternario, che ha voluto organizzare proprio la loro raduno, diciamo, annuale estivo con un viaggio in Italia, un viaggio in Abruzzo, soprattutto per Valle Giumentina. Poi l'abbiamo portati anche a vedere la geologia del quaternario di Campo Imperatore e il bacino di Sulmona, ma era tutto incentrato qui. Andiamo avanti. E poi di recente, quest'estate, nell'ambito del congresso internazionale di sedimentologia che si è tenuta a Roma, le escursioni post congresso, pre congresso, non mi ricordo se era prima o dopo, sinceramente è stata fatta in Maiella, dove hanno visto la geologia della Maiella, e uno dei punti, degli stop importanti, era sempre Valle Giumentina, dove è stata illustrata questa caratteristica particolare. È stata giorni di escursione estremamente interessanti, perché praticamente si è vista la storia paleoambientale della Maiella dalle piattaforme amiane del Mesozoico fino ad arrivare al quaternario. Tengo a ricordare, ed è doveroso, lo scavo è stato ripreso, quindi la concessione dall'École Française di Roma, la direttrice degli scavi è Elisa Nicod, che è ricercatrice e direttore di ricerca presso il CNRS di Nizza. E giusto sotto nella fotografia vedete Valentina Villa, che è una persona che lentamente ha fatto la sua tesi da archeologa, poi diventata geoarcheologa con tesi di dottorato, ed è una delle per cosiddetti cervelli che va emigrati all'estero. Ha da poco finito il suo postdoc a Parigi e continuerà con una borsa speciale di postdoc a Nizza. Praticamente è una persona quindi estremamente in gamba, che ha legato per certi aspetti i suoi ultimi 4-5 anni di vita a Valle Giumentina. Quello sopra, con qualche capello in più, forse più o meno qualche capello in meno perché siamo arrivati al limite, è chi vi parla e che coglie l'occasione ancora per ringraziarvi di aver partecipato a questa, diciamo, escursione virtuale, non solo virtuale, e con la speranza che prima o poi ci rincontriamo tutti a Valle Giumentina, all'Ecomuseo, a vedere tutto, dove ad apprezzare la bellezza di questo luogo incantato che ci racconta tante cose. Grazie, 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 perché davvero era un piacere, una musica ascoltarti, e hai dato con le tue parole, con la tua ovviamente competenza, veramente un valore aggiunto al nostro patrimonio, che è quello che vogliamo fare, arricchire di valore, dei valori concreti, reali, che il nostro territorio del parco ha, sotto tutti gli aspetti, per cercare sempre di più di far innamorare e emozionare le persone che ci seguono.
dicendo sempre, ricordando che non siamo il posto più bello del mondo, ma sicuramente possiamo vantare delle unicità cui vale la pena venire a perdersi e emozionarsi. Io, prima di andare avanti e quindi di rilasciare la parola ad Elena per introdurre la nostra ospite, ad Elena Zella, con il suo contributo, volevo chiedere a Elena, appunto, abbiamo delle domande nel frattempo, Elena, che credo che sia giusto e doveroso darmi una risposta, e sia giusto e doveroso che una via. Certo. Ecco qui, abbiamo Alessio. A quel punto è la valutazione del Gioparco, quali sono i prossimi step? Siamo stati in realtà già valutati, come dicevo prima, comunque la valutazione è stata molto buona, e ci chiederanno di integrare delle piccole cose, stiamo aspettando le integrazioni puntuali, anche se c'è la richiesta esplicita di queste integrazioni, anche se qualcosa ci hanno già detto, ci hanno già anticipato. Però, come dicevo, il nostro patrimonio geologico è stato apprezzato, la nostra organizzazione è stata apprezzata, e saranno solo delle puntualizzazioni, quindi speriamo, incrociamo le dita. Bene, incrociamo le dita, e la prossima domanda è invece Francesca, che ci chiede: è possibile un'apertura costante, quotidiana, del Museo Geopantologico di Calena? Questo magari, infatti la rivolgo anche a Silvano, che è più competente a rispondere. Beh, oddio, sì. Allora, c'è da dire questo: come è nato quel museo? Guardate, quel museo è nato con una scommessa. La provincia aveva messo una certa cifra a disposizione per fare un libro su questo sito di Palena. Io mi ricordo che dissi in modo provocatorio all'allora presidente della provincia Buzzinelli: con la stessa cifra io ci faccio il museo. Lui mi guardò dicendo: ma questo, c'ho davanti un folle, un pazzo. Ebbene, devo dire la verità, insieme all'architetto, tutto quanto, con la logica di un museo povero, dove le vetrine non devono invadere l'oggetto che si vedono, e con un concetto particolare di museografia, quello di comunicazione di un certo tipo, lo ripeto sempre, mi piace dirlo, abbiamo pensato ai pannelli, alla comunicazione, e lo stesso tipo di linguaggio che usa Charles Darwin nel suo libro Il viaggio di un naturalista intorno al mondo, Il viaggio del piccolo. Abbiamo stato questo e così. Però detto questo, inizialmente la gestione era affidata, diciamo, a Erminio Di Carlo, che va qui ricordato, è quello che ha salvato tanto del materiale paleontologico che derivava dalla captazione di vicino. Questi blocchi di calcare andava dove erano buttati, li apriva, noi gli avevamo dato, diciamo, il permesso di fare questo lavoro di controllo e tutto. Nel frattempo stavamo operando al vincolo, perché l'area del geosito è un'area vincolata abbastanza estesa, perché comprende pure le sottostanti sorgenti del fiume Aventino, perché poi la successione, per fortuna, va anche sotto al fiume, quindi col fatto di tutelare il fiume abbiamo tutelato anche, è vincolato anche la zona dei sorgenti. Quindi intanto Palena cosa c'ha? È un po' in periferia. Le scuole, quando vengono nel periodo primaverile, così come vengono soprattutto d'estate i visitatori nel periodo in cui, diciamo, c'è il turismo e tutto quanto. Si può aprire a Natale, come spesso avviene, si può aprire a Pasqua, però il problema è quello classico, che i comuni non hanno tra il loro budget la possibilità di assumere, tra virgolette, delle persone, e così, e fare anche una convenzione con dei ragazzi, delle cooperative, dei gruppi, dire così, le persone si devono spostare e stare lì. L'introito dei biglietti, io vi dichiaro subito che sono uno di quelli che, da quando ero nel mio ministero, adesso felice pensionato, praticamente sono stato sempre delle sei che i musei devono essere gratuiti ovunque, comunque, via così. E se non abbiamo dei fondi, di spostare tutti i beni culturali sotto il Ministero della Sanità, perché la cultura è una delle migliori medicine che ci possono essere. Così, questo è una battuta, ma per farvi capire. Comunque, con i soli biglietti non si riesce a fare il mantenimento, corrente elettrica, il museo, tutto quanto, e anche dare quello che è giusto alle persone che in qualche modo lo gestiscono.
Le scuole, sì, possiamo chiedere un contributo quando chiedono una guida e quindi la guida riesce in qualche modo a rimettere, diciamo, metterci i soldi della benzina per spostarsi, stare lì e passare una giornata, ma più, non è che c'è un minimo di guadagno di sopravvivenza o meno per far questo. Più di tanto non si può neanche chiedere, perché la scuola e i ragazzini devono chiedere i soldi ai loro genitori, poi magari li vedi che fanno colazione a volte prendendo pacchetti, patatine, cose strane che hanno dei loro soldi, ma prendendo una cosa, però comunque con principio non va. Cosa occorrerebbe fare? Io da un po' di tempo lo dico, potrebbe essere che questo museo, entrando nella sfera del più pienamente nella sfera del Parco Nazionale della Maiella, anche perché dico, è uno dei pochi, forse l'unico museo geopaleontologico di tutta la regione contestualizzato e contestualizzante, ed è un sistema integrato col geosito, è così. Forse attraverso il Parco Nazionale forse si può fare, avendo un incremento del periodo estivo delle persone che sono lì presenti, perché sono i volontari del parco, sì, e con delle persone che io penso che potrebbero essere, se non assunte subito, diciamo dopo un po', se no trovare una forma un pochino più ampia, che qual è la forma più ampia? Che un museo è un luogo di cultura, quindi il luogo di cultura può essere un luogo di cultura a 360 gradi. Avete visto come dalla paleontologia si possono percorrere tante cose, da una testa di elefante si possono fare tante cose, quindi può diventare un luogo dove non c'è soltanto la cultura della geologia, della paleontologia, va così, ma è a disposizione per fare tutta un'altra cosa, una serie di cose. Allora magari un gruppo di persone messi insieme, qualcuno che magari è proprio lì di Palena, qualcun altro che è un po' più vicino, magari sta a fare a San Martino, piuttosto così, con brevi, diciamo, percorsi e brevi cose, possono gestire con più attività e integrare, diciamo, come si dice, avere quel minimo di, non dico di stipendio, ma di ritorno che gli permetta di andare avanti, non grossi guadagni, ma andare avanti e vivere e via così, e lasciare, diciamo, all'ente comune via così soltanto, tra virgolette, le spese attive, che possono essere quelle oculate, cioè della corrente, eccetera, eccetera. Poi trovare anche dei contributi in qualche modo regionali, e perché no, coinvolgere, come avviene in tante regioni, con delle cose che possono dire: ti faccio conoscere dei prodotti tipici di mangiare, ti faccio fare una sana merenda, via così. Quindi i ragazzini fanno magari merenda attivando un fornaio piuttosto che un ristorante, o piuttosto che un'altra cosa, via così, e queste persone, avendo un introito, diciamo, di un certo tipo, maggiore sicuramente nel periodo estivo, possono dare anche loro, contribuire, se non, diciamo, a remunerare, magari a gestire la ristampa di guide, il materiale personale. Forse è un sogno quello che sto dicendo, forse è una cosa così. Speriamo che questo ritorno alla normalità porti a avere tanto buon senso in tutti quanti, a capire che tutto sommato la cultura, la diffusione della cultura, sia essa umanistica, ma sia essa quella scientifica, soprattutto ambientale e naturalistica, un tutt'uno, serve per tirar su, soprattutto far fare la vita ai ragazzini, soprattutto ai giovani, fargli fare una buona vita fin da giovane, e soprattutto li educa a diventare degli ottimi cittadini, rispettosi di tutto. Bene, spero di aver risposto. Bene. Quindi questo è. Bene. Ti ringrazio. E per l'ultima domanda, veramente una risposta veloce, credo che sia completa di tutti. Scegliete voi chi dà una risposta. È vero che la Maiella è il massiccio più antico dell'Appennino abruzzese? Rispondo io? Così? Io? No, non è il più antico. Va bene, se lo stesso. Non è il più antico, lo è anche il Gran Sasso, c'ha rocce anche più antiche, via così. Allora, dobbiamo dire tre cose. Allora, l'età delle montagne sono l'età delle rocce, andiamo tanto indietro nel tempo, e poi l'età quando si formano come montagna, e il tempo è molto più vicino a noi. E poi per l'età delle montagne non dobbiamo farla soltanto
sulla roccia più antica che affiora di quella montagna, perché ci sono montagne in cui sono stati fatti dei sondaggi, dei carotaggi, e che si sono incontrate rocce più antiche che però non affiorano. Quindi in realtà diciamo la Maiella, come il Gran Sasso, come gran parte dei monti, diciamo, dell'Appennina abruzzese, se andiamo a vedere, a far dei conti, siamo più o meno lì, hanno tutte la stessa età. Qualcuno è più fortunato, c'ha le rocce più antiche in affioramento, altre ce l'ha, tra virgolette, sottoterra. Bene, benissimo. E a questo punto attivo Adele, che è attiva, e Maria, a te per introdurre Adele. Elena? Sì, allora Adele ci parlerà, è una micropaleontologa, una geologa specializzata in micropaleontologia, ma negli ultimi anni si è data a qualcosa di completamente diverso dalla micropaleontologia, ha cominciato a studiare, ci racconta questa esperienza, il rapporto tra la geologia della Seconda Guerra Mondiale, come gli eventi della Seconda Guerra Mondiale sono stati condizionati dalla nostra conformazione geomorfologica e geologica, e poi è anche una bravissima divulgatrice e educatrice e fa tante attività con le scuole. Vai Adele. Bene, io sono, penso, pronto. Sei pronto? Sì, eccomi qua, ci sono. Ok, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, e grazie di essere qui con noi, a chi ci sta seguendo da casa. Abbiamo tanti amici anche dall'estero che ci seguono, italiani all'estero che ci seguono e che saluto con tanto affetto. E, ringrazio Elena, e ringraziando lei ringrazio ovviamente il presidente e il direttore per questa opportunità. Oggi vi parlerò di una cosa un po' diversa che riguarda la geologia del nostro territorio sotto un'altra luce, in particolare l'ambiente montano, e cioè l'influenza che questo bellissimo territorio ha avuto durante un periodo un po' triste per la nostra terra, cioè quello della Seconda Guerra Mondiale, in particolare quel periodo di tempo tra durante l'inverno del 43-44, diciamo dalla fine di novembre fino a poi alla primavera quasi estate del 44, quando a memoria, grazie a Dio non nostra, ma a memoria dei nostri nonni e a volte dei nostri genitori, il fronte della Seconda Guerra Mondiale si fermò proprio alle pendici della Maiella per lunghi mesi. Puoi andare avanti, Dino? Ecco qua. Come è cominciata questa storia? Perché oggi raccontiamo le storie della Terra, ma anche le storie degli uomini. Questa è una foto nella sala polivalente di Civitella Messeremondo. Al centro della slide c'è il sindaco, a fianco a lui c'è un signore con la barba bianca e i capelli bianchi. Quel signore è il maggiore Richard Hargreaves. E chi è questo signore? È un veterano della Seconda Guerra Mondiale che nel 1943 era nel comando inglese a Casoli. E quelli intorno a loro sono a parte i consiglieri comunali, ma sono gli allievi dell'Accademia Paracadutisti Inglese, i sottufficiali, sono quelli che oggi operano nei teatri di guerra dove è coinvolto di fatto la Gran Bretagna, perché sono venuti da noi, e la mia storia inizia incontrando loro. Sono venuti da noi nel Parco Nazionale della Maiella nel 2014 per studiare l'ambiente montano, quello che loro definiscono il battlefield study, cioè fare lo studio di un campo di battaglia, mettendo dentro tante cose, compresa la geologia, compresa la geomorfologia, la forma di un territorio, le rocce e così via. Perché sono venuti a vedere le rocce abruzzesi? Fondamentalmente perché le rocce nostre, le chiamo nostre, sono simili e danno un ambiente simile a quello che loro si trovano ad affrontare nei teatri di guerra attuali, tipo appunto l'Afghanistan, che è un ambiente montano molto simile a quello che era l'Abruzzo, e quindi alle difficoltà che i loro predecessori, cioè Adele. Mi vedete? Io faccio no, si blocca. Allora, sì, ecco, quindi faccio uno scongiuro. Poi incrociate le dita che duri fino alla fine. Se, ci siete? Sì. Dino? Io lo vedo immobile, sì. Però. Dino, mi senti? Vai, si riparte anche Dino. Eccoti, perfetto. Puoi andare avanti? Sì, perché qui c'è un po' di brutto tempo, quindi secondo me la connessione è un po' su e giù. Questo è ciò che si vede da Gessopalena,
è un pezzo del versante orientale della Maiella. E si vede questa grande montagna rocciosa che si staglia sul paesaggio circostante. Quelle che avete di fronte sono le colline intorno al lago di Casoli, fondamentalmente, quindi sulla Valle Aventino. In alto si vede Civitella Messeremondo su una delle colline. È una storia geologica lunga, l'hanno detto i miei predecessori prima, una storia lunga milioni di anni, molto difficile questo tempo da comprendere per noi umani che stiamo là sempre tarati sui 5 minuti di ritardo, 140 milioni di anni di ritardo, ci sembra tantissimo, però di fatto se vai avanti, Dino, con la prossima slide, chiedo scusa Elena, ma avevo rubato io le murelle in questa foto. Allora, non ce l'aveva prima, ce l'avevo io, scusate. Quello che vedete invece a fianco della foto delle rocce è l'ambiente tipico di formazione delle rocce della Maiella, un ambiente attuale che è tipo le Bahamas, cioè le rocce della Maiella si formavano in un ambiente così, cioè un mare tropicale, mare cristallino, le spiagge bianche. Adesso per farvi ridere vi dico quello che mi disse una volta una signora in visita, quando io cominciai a raccontare di questo bellissimo mare che non c'era più, che c'era 140 milioni di anni, adesso non c'è più, mi disse in dialetto, qui ridete, e mi arrivate tard. Cioè, siamo arrivati tardi, perché la signora sperava di poter godere di quell'ambiente, ma 140 milioni di anni di ritardo, effettivamente un po' troppi. Che è successo a questo ambiente così idilliaco, così paradisiaco per noi umani? È arrivata tutta la storia di 140 milioni di anni, quindi questo fondo del mare in cui c'erano questi sedimenti biancastri di carbonato di calcio purissimo, hanno cominciato a impilarsi appunto per quasi 140 milioni di anni, hanno fatto un bel pacco di sedimenti. Questo fondo marino, a un certo punto, è stato preso dalla tettonica a placche, quindi dai movimenti della crosta, è stato sollevato, piegato, come quando facciamo quando mischiamo le carte da poker, no? Che le mischiamo, le pieghiamo, no? E questi strati orizzontali si sono piegati, sollevati e sono diventati la nostra montagna, uscendo di fatto dal mare e diventando quello che abbiamo noi oggi davanti. Puoi andare avanti, Dino? Ok, la campagna d'Italia si intreccia con la storia, adesso a un certo punto, della storia della nostra montagna, diventando la storia degli uomini. E quando accade questo? Accade quando inizia la campagna d'Italia, che fondamentalmente è un'operazione militare che inizia nel settembre del 43, con lo sbarco di Salerno, degli alleati a Salerno, nel tentativo di scacciare l'esercito tedesco risalendo la penisola da sud a nord. Una storia che abbiamo sentito magari raccontare tante volte, tra poco si festeggerà il 25 aprile, quindi è un argomento anche di attualità. Una campagna aperta l'8 settembre che doveva essere una campagna veloce, secondo gli alleati, che purtroppo non avevano fatto bene i conti con l'elemento naturale, che vedremo diventerà invece un elemento fondamentale per lo scopo, la strategia militare dell'esercito tedesco. Prego, Dino. Mi senti? Puoi andare avanti? Ok. Questa è una mappa che ricopre l'Italia centrale, sì. Fondamentalmente. Mi senti? Ok. La linea rossa che ci interessa è quella, è la linea Augusta, che è quella tracciata in rosso. È una linea, diciamo, immaginaria, che collegava il Mare Adriatico al Mar Tirreno. Era una linea difensiva tedesca che faceva parte di una serie di linee difensive che avevano lo scopo principale, secondo la strategia di guerra tedesca, di rallentare l'avanzata delle truppe alleate, che ovviamente erano truppe alleate a cui, di cui facevano parte tanti eserciti, tante nazioni diverse. C'era anche l'esercito di liberazione italiano, c'erano gli italiani in questo grande esercito. Vedremo che poi ci sono le formazioni partigiane che si uniranno agli alleati. Questa posizione della linea Gustav non fu casuale, ma fu decisa a tavolino da Hitler e Kesselin, perché la linea Gustav è la gemella di un'altra linea difensiva italiana, la linea gotica, era posizionata tra La Spezia e Pesaro, posizionata nei punti più stretti dell'Appennino, quindi nei punti più facilmente controllabili del territorio, ma in una posizione anche strategica dal punto di vista della morfologia del territorio.
Poi c'è un'altra cosa che dobbiamo vedere in questa mappa. La fascia marrone al centro sono ovviamente le montagne, ce lo insegnano dalle elementari, no? Il marrone sono le montagne e poi sono tutte quelle linee blu che sono i fiumi. Ecco, questa è una struttura definita dagli storici struttura a pettine, cioè una cosa messa così e tante linee perpendicolari, ok? Il fronte montano così e tutti i fiumi perpendicolari, ed erano disposti i fiumi, pensate al Sangro, da Fossa Cesia a venire indietro, sono disposti, se io devo andare da Torino di Sangro a Fossa Cesia devo attraversare il Sangro, quindi se voglio andare da sud a nord devo attraversare il fiume. Ecco, questo è l'ambiente che si trovano davanti gli alleati. I fiumi non erano i fiumi che conosciamo adesso. Se io parlo del Sangro, il suo maggior affluente è l'Aventino, lo conosciamo benissimo. Il Sangro e l'Aventino adesso non hanno la portata di allora, perché molte delle acque di questi due fiumi ormai sono imprigionate nei due bacini artificiali, cioè nel lago Sant'Angelo e il lago di Bomba. Prima alla foce arrivava, nelle piane alluvionali arrivava molta, molta più acqua. Ok? E questi fiumi disposti in questa maniera erano un aiuto formidabile per i tedeschi, perché erano delle trincee naturali, perché attraversare questi fiumi in piena diventava molto molto difficile, se non in alcuni casi veramente impossibile, mettendo a rischio veramente la vita degli uomini. Puoi andare avanti, Dino? Ok, quella è in alto a sinistra è sempre la mappa di prima. Quella in basso a destra è la stessa mappa con i colori, perché noi geologi siamo un po' creativi, alcune volte ci piace fare cose creative, cioè mettere dei colori sulla mappa. Che significa? Significa che quei colori che vedete nella mappa in basso indicano i diversi tipi di rocce. Voi vedete che ci sono al centro, cioè dove dovrebbe esserci il marrone dell'Appennino, ci sono quelle macchie blu. Ecco, quelli sono i nostri monti. In particolare quello al centro è l'Abruzzo, vedete che c'è scritto Pescara a un certo punto sulla destra, perché è sulla costa. La parte centrale e quella parte invece fucsia è già il distretto laziale del distretto vulcanico laziale a sinistra sul Tirreno. Al centro c'è la catena appenninica. Riconoscete anche qui i fiumi, che sono quelle linee blu che attraversano le macchie, quella striscia gialla. Quella striscia gialla è la costa. Questa carta basterebbe per capire cosa accadde quell'inverno 43-44, perché nella parte blu, cioè nell'Appennino, sull'Appennino, dove c'è quella montagna bellissima, la nostra montagna bella che io vedo tutte le mattine dalla finestra, fatta di questa roccia molto competente e molto dura, era la sede delle fortificazioni tedesche. Cioè i tedeschi erano tutti ammassati. Se vi ricordate la foto di prima in cui si vedeva la maiella che svetta dalle colline, voi capite bene che un tedesco arroccato a centinaia di metri più in alto rispetto alla pianura ha una visuale maggiore rispetto agli alleati che stanno sulla pianura, ma soprattutto gli alleati che stanno sulla pianura hanno un altro problema. Quella fascia gialla che vedete lì nella foto è un colore che indica dei terreni geologici molto giovani, ok? E sono principalmente sabbia argille. Adesso sta piovendo, no? Quest'anno ci è andata bene, però se vi ricordate già qualche anno fa con le varie alluvioni che abbiamo avuto in tempi recenti, quante difficoltà abbiamo, nonostante noi ci spostiamo con macchine potenti su strade asfaltate, quante difficoltà abbiamo per frane, alluvioni, tantissime. Ecco, immaginate un esercito che deve spostare mezzi militari molto pesanti senza strade asfaltate, con i ponti saltati perché minati dai tedeschi, quindi senza nessun supporto logistico, se non poi i ponti beli che montavano tipo Lego per sostituire i ponti veri, mezzi molto pesanti, eserciti interi su terreni fangosi. Quindi la scelta di posizionare una linea difensiva facendosi aiutare dalla montagna fu nettamente strategica, cioè non fu lasciata al caso, ma presupponeva una conoscenza del territorio fondamentale. Quello che ho scoperto nelle mie ricerche, diciamo così, che sono supportate, lo devo dire, permettetemi un attimo, da due persone fondamentali nella mia storia di ricercatrice, da un ex maggiore dell'esercito inglese, il maggiore Rob Deere, che adesso è in pensione, ritirato e fa la guida dei campi di battaglia, e da un veterano di guerra del secondo corpo d'armata polacco, che è il professor Narewski, che la sorte ha voluto che dopo la guerra sia diventato un geologo anche molto famoso. A lui è dedicato il punto Narewski, che è un punto nel Polo Sud, per dire, per le sue scoperte, e loro mi hanno supportato in questa ricerca anche per capire
anche da militari, quali sono le reali difficoltà di un esercito poi sulla terra, ad operare sulla terraferma. E nelle mie ricerche ho scoperto che Kesselring, e in particolare Himmler, che era il vice di Hitler, aveva dentro le SS dei reparti di geologi, si chiamavano Bergeologenstelle, dislocati in tutta Europa, che come il servizio geologico di adesso, se vogliamo, svolgevano studi geologici mirati sui territori allo scopo di trovare appunto i luoghi migliori per le fortificazioni, ma anche i luoghi dove approvvigionarsi per l'acqua e per le risorse tipo il petrolio, perché questi eserciti hanno bisogno di carburante. Okay. Possiamo andare avanti? Ecco, questa è un'immagine che rappresenta quella in basso, c'è una casetta e sullo sfondo la maiella realizzata dalle parti di Castelfrentano. Questo è l'inverno del 43 e le truppe per muoversi dovettero usare i muli, che vedete nella foto in alto, con un'immagine presa sempre a nord di Casoli, si intravede la maiella sul retro, diciamo, siamo sulle alture dalle parti sempre di Acinio, insomma quelle zone lì. Quello diventò il muro, diventò il mezzo di locomozione ideale per l'esercito alleato, era l'unico modo per spostarsi con 1,5 metri di neve, anche a valle. E questo fu quello che gli storici chiamano un moltiplicatore di forze. L'esercito tedesco in numeri era molto inferiore rispetto agli alleati, soprattutto qui in Abruzzo e nelle fortificazioni sulla Maiella, ma di fatto ebbero un alleato nel territorio e nel clima fondamentali. Puoi andare avanti? Questo è uno stralcio che vi ho messo degli annali idrogeologici che sono andato a ritrovarmi nella nostra regione, che da un po' di tempo nel servizio idrografico ha digitalizzato l'archivio idrogeologico, e uno studio preliminare che sto portando avanti perché già da allora c'erano le stazioni pluviometriche che hanno registrato la quantità di piogge caduta di fatto in quel periodo, e dagli annali viene fuori che cadde in 6 mesi, cioè in Abruzzo in pochi giorni tra la fine di novembre e inizio di dicembre, cioè quando si svolse la battaglia del Sangro, che poi portò storicamente importante, perché portò alla presa di Casoli, dove si stabilì il comando inglese che sostituì il comando tedesco nel castello di Casoli, lì a Casoli, poi diventò un punto nevralgico, perché a Casoli poi convogliarono migliaia di sfollati dei paesi del Sangro Aventino. Ecco, in quei pochi giorni cade la stessa quantità di pioggia che cade a Londra in 6 mesi. Quindi immaginate cosa poteva essere quel periodo dal punto di vista climatico, veramente un fattore difficilmente prevedibile dall'esercito alleato, che ovviamente si basava su dati medi delle precipitazioni. Voi sapete, no? Se quando d'estate fa caldo, che diciamo? Ah, quest'estate fa caldo, il professore ha citato prima i cambiamenti climatici, no? Però che succede? Che quando fa molto freddo diciamo no, il cambiamento climatico non esiste, quando fa molto caldo diciamo sì, il cambiamento climatico esiste, l'estate a 40 gradi sicuramente, però sono dati puntuali di un anno, è chiaro che questi dati poi vanno mediati su dei lunghi periodi, ok? Ovviamente l'Istituto Idrografico Inglese fece la stessa cosa, cioè si basò su dei dati medi che ovviamente non possono dirti e farti prevedere in un anno cosa succede. Quindi loro si basavano su dati medi che dicevano comunque che l'Italia era un paese soleggiato, caldo, no? Avevano le cartoline delle nostre zone di villeggiatura con le persone al mare, voi immaginate una cartolina di Montesilvano, ecco, e la mandate in Inghilterra, e questa è l'Italia. Il povero inglese viene qui a dicembre, muore di freddo. Ecco, voi immaginate gli inglesi che venivano dalla campagna d'Africa, quindi anche con il vestiario e le dotazioni dell'esercito per l'Africa, arrivarono a Paglieta, arrivarono a Civitella Messerremondo nel dicembre del 43 con 1,5 metri di neve. E capite bene che la loro sofferenza fu tanta, che prima di incontrare i tedeschi si scontrarono con l'elemento naturale. Grazie Dino, puoi andare avanti. Ecco, e qui si intreccia, poi arriva la storia degli uomini, perché gli uomini della nostra terra fecero la differenza. Grandi conoscitori del territorio furono impiegati dagli inglesi sotto loro a base volontaria, e vi parlo di due formazioni che sono una la conseguenza dell'altra. Tra il novembre e il dicembre 43, quando i tedeschi cominciarono a fare la terra bruciata, cioè a minare i paesi, Letto Palena fu distrutta dai tedeschi, Gesso Palena fu minata all'inizio di dicembre dai tedeschi, cioè furono distrutti per non lasciare nulla
agli alleati che stavano arrivando. I tedeschi, se voi ascoltate le storie degli uomini di quella, della nostra terra, vi diranno che i tedeschi cambiarono atteggiamento con l'avvicinarsi agli alleati, ma anche i tedeschi erano giovani, erano ragazzi anche loro di 20-22 anni come gli alleati. Quando dico questa cosa mi dicono che sono un po' fascista, ma io la dico perché dobbiamo anche capire che anche l'esercito tedesco fu abbandonato dai suoi comandanti, erano lasciati qui senza provviste, e questo è uno dei motivi per cui loro fecero razzie dai nostri contadini. Anche mia nonna mi raccontava del maiale rubato. Ok, però io credo che anche 75 anni dopo noi dobbiamo saper leggere la storia su tutti i suoi aspetti. Quando i tedeschi cominciarono a cambiare atteggiamento e a aggredire la popolazione locale, i pochi uomini rimasti, molto giovani anche loro, decisero di formare le piccole bande. A dicembre c'erano diversi paesi con piccole bande di rivoluzionari che poi presero il nome di patrioti, di partigiani, però all'inizio erano soltanto persone. Come disse Domenico Troilo, noi non volevamo la guerra, noi non volevamo ammazzare nessuno, non volevamo fare la guerra a nessuno. Noi decidemmo di fare qualcosa per il nostro territorio contro i tedeschi perché volevamo vivere in pace. E questi volontari si riunirono prima sotto questo uomo che vedete in foto a sinistra, che è il maggiore Lionel Wigram, che parlava italiano, era una persona di cultura, un avvocato, parlava molto bene l'italiano e questo lo aiutò a intrecciare poi i suoi rapporti con i patrioti, e diede fiducia ai nostri uomini, perché ovviamente noi venivamo dall'8 settembre come quelli che avevano cambiato la bandiera, perché noi eravamo alleati tedeschi, no? E cambiamo di fatto sponda, alleato durante la guerra, quindi nessuno si fidava degli italiani, men che meno gli alleati, però Wigram ebbe questa grande capacità di riunire queste piccole bande nella prima forza mista, alleato-partigiana, alleato-italiana, su base volontaria. Molti di loro erano contadini, questi ragazzi, non avevano una formazione militare. La Whig Force ebbe un brutto contraccolpo con la battaglia di Pizzoferrato, dove Wigram venne ucciso. Ma le loro forze non vennero disperse, grazie per l'azione di Ettore Troilo, che formò, poi alla fine di febbraio riuscì finalmente a tirare, no, le fila di tutti i vari gruppi e a fondare quella che diventò la prima formazione partigiana decorata al valor militare, che è la Brigata Maiella, che porta questo nome proprio in memoria del nostro territorio. Puoi andare avanti? Ok, tutto questo poi come si intreccia col territorio, e vado quasi alla conclusione. Quello che vedete in mezzo nella foto è il maggiore Rob Deere, che è venuto qui nel 2017. Siamo stati, abbiamo organizzato con lui delle giornate sia con gli studenti dell'Università di Chieti, che vedete in foto, quindi con gli studenti di geologia, ma anche con i ragazzi delle scuole superiori, parlando di due cose, sia della geologia del territorio, ma anche della sua esperienza come maggiore dell'esercito inglese nell'Afghanistan, di come lui si sia relazionato con i partigiani attuali, i partigiani di oggi afghani. E questo ci ha aiutato a capire molto anche della difficoltà iniziale dell'esercito alleato di fidarsi dei partigiani locali. E poi ovviamente abbiamo svolto degli studi, questo battlefield study, cioè lo studio del campo di battaglia, partendo dalla battaglia del Sangro, arrivando poi fino a tutto l'inverno del 43, focalizzandoci su alcuni punti, e siamo andati in giro sulla nostra montagna a cercare i luoghi più rappresentativi. Uno di questi appunto è stato la battaglia di Pizzoferrato, dove c'è una forte valenza, una forte importanza del territorio, perché Pizzoferrato di fatto lo vedete lì sopra, quella è la cima che sovrasta il paese di Pizzoferrato, lì su c'erano i tedeschi, l'impresa di Wigram fu molto ardua, ci furono pure una serie di ritardi nell'arrivo dei rinforzi, però c'era la neve, c'era il freddo, c'era l'inesperienza. E leggere oggi queste battaglie alla luce di ciò che si conosce adesso sembra quasi una cosa ovvia. Allora lo era molto di meno, perché allora c'era anche la passione degli uomini e la volontà di scacciare un nemico opprimente e oppressore. Puoi andare avanti, Dino? Non mi ricordo più che c'è dopo. Ok, questa è una foto a cui tengo tantissimo, perché quello al centro è il professor Wojtek Narewski, un ardillo
veterano di 94 anni, che l'anno scorso ho incontrato nella cerimonia di commemorazione a Mignano Montelungo, che è un paese vicino Cassino, il baluardo occidentale della linea Gustav, di fatto. E lui disse una cosa che mi ha colpito. Io sono qui oggi a parlare di queste cose perché ci sono stati degli uomini che ho incontrato che di fatto hanno cambiato un po' le mie sorti senza che io di fatto lo volessi più di tanto, no? Però non mi sono opposta. Quindi dice Elena, hai cambiato un po' la tua ricerca, però io non, l'ho presa come una, no, specie di fatalità positiva nella mia vita. Lui è stato uno di questi perché lui mi ha detto una cosa. Io ho combattuto in Italia, lui ha realizzato delle mappe geologiche post-guerra su quello che lui aveva affrontato, ci sono delle mappe sue originali inedite che vorremmo pubblicare, e in cui c'è, oltre al corpo d'armata polacco, a fianco c'è Brigata Maiella, e questa è un'emozione bellissima. E lui mi disse, io sono diventato un geologo, lui è professore emerito dell'Accademia di Scienze Polacca, io sono diventato geologo perché prima di tutto mi sono innamorato della geologia dell'Abruzzo e della geologia dell'Italia. E questo credo che sia una delle cose più belle e che più mi abbiano poi invogliato a studiare la mia terra. Io sono nata qui, la Maiella la vedevo tutti i giorni, però mai mi ero posta determinate problematiche, ecco. Andare avanti, forse abbiamo concluso, non mi ricordo più. E questa è l'ultima cosa che vi dico, perché poi le ricerche, come non mi ricordo chi l'ha detto prima, però ecco, poi le ricerche, forse Elena, tutto ciò che è scientifico poi può diventare cultura per tutti, può portare benefici a un territorio anche in termini economici, può portare benefici al parco, può portare benefici a chi lavora come guida, a chi lavora come architetto, a chi lavora come idraulico e così via. Con il comune di Civitella Messeremondo abbiamo partecipato a un bando che è Bellezza Italia del 2016 per la realizzazione di un progetto di un museo di guerra con il recupero di un edificio storico del paese. E puoi andare avanti un attimo sulla prossima slide, così faccio vedere la seconda parte del progetto, che è questa. Cioè, all'interno del museo ci sarà un diorama della montagna della Maiella, quindi un 3D della Maiella, e si realizzeranno dei percorsi nel bosco per andare a vedere quelle che sono le trincee o tracce di trincee ancora presenti nella vegetazione, che ormai sono ricoperte lì, nessuno ci va, nessuno sa dove sono perfettamente conservate. Pensavo a Silvano che deve ricoprire Valle Giumentina con i teli, noi non ci abbiamo bisogno perché 75 anni di vegetazione hanno preservato tranquillamente ciò che resta delle trincee, e si tratta invece adesso di riscoprirle e riportarle. Abbiamo anche invitato il presidente Zazzara a dicembre, è venuto, l'abbiamo portato su a vedere le tracce delle trincee, e questo può diventare poi, dalla ricerca quella che vi ho raccontato finora, molto molto seriosa, se volete anche precisa, però diventa, se riversata sul territorio, diventa un'opportunità economica. Questo è un finanziamento importante preso dal Ministero dei Beni Culturali, 1,5 milioni di euro per realizzare il museo e valorizzare l'ambiente montano, e questo è veramente un grande orgoglio, ma anche una grande sfida che ci siamo dati. Penso di aver concluso, non mi ricordo più, non ci ho messo quella ciao, saluti, grazie. E vabbè, questo è il motivo per cui facciamo tutto questo, e questa è dedicata al 25 aprile che arriva, visto anche la casualità delle date, però è per ricordare chi adesso giace in un cimitero di guerra e che sempre va onorato e ricordato. Finito. Bene, grazie Adene, grazie anche a te. Guarda, credo di poter esprimere un commento, un pensiero rispetto al tuo intervento, e ti faccio vedere questo commento che facciamo, presumo, penso di poter parlare a nome di tutti, tutti nostri. Grazie a te, un intervento degno, almeno direi, storia, importante, commovente, emozionante, davvero brava, reattivo anche tutti, quindi adesso siete tutti... Avete tutti la facoltà di parola, quindi io adesso vi ringrazio. Probabilmente siamo andati, diciamo, abbastanza oltre i tempi che c'eravamo prefissati, però in realtà non era facile, e credo che davvero siete stati in grado di rendere un argomento come la geologia davvero fondante e caratterizzante nel territorio del nostro parco, arricchendo ancora di più anche a tante persone che quotidianamente comunque non hanno molto l'opportunità di ascoltare queste notizie. Vedevo tra i commenti, e adesso non vi farò vedere tutti, comunque
tanti vostri alunni vi salutano, i saluti di vostri alunni. E bene, insomma, Elena, se vuoi un minuto. No, sono rimasta incantata sia da Silvano che da Adele, che avevo già sentito in un'escursione sul territorio un paio d'anni fa, sullo stesso tema, quindi mi piaceva invitarla. E poi non era proprio casuale, scusate, che il 25 aprile fra pochi giorni, infatti ci avevo pensato, mi ero dimenticata di dire che insomma alla fine abbiamo unito la giornata della terra con anche questa importante ricorrenza per la storia italiana e alla fine questo è anche quello che ci chiedono di fare come Geoparco, appunto unire, avere un approccio, si dice, olistico, cioè unire un po' tutti gli aspetti in sé. Oggi abbiamo fatto con la cultura, un'altra volta lo faremo magari con la botanica e così via. Quindi ringrazio tutti, visto che siamo stati lunghi, ringrazio e saluto. Scusa Elena, perché siamo geologi, il nostro concetto del tempo è dilatato. Sì, è vero, ci dilatiamo, per noi che cosa sono 2 ore? E posso dire che per il tempo dei social e delle dirette, posso garantire che abbiamo superato di grande i tempi geologici. È una cosa strana, ovviamente ci fa piacere, nonostante ne oltre 2 ore di diretta, abbiamo ancora tantissime persone che sono attaccate a questo telefonino, a questo computer, e ci stanno ancora seguendo. Questo ovviamente anche per la storia di questa piattaforma social, farà storia questa diretta, presumo che farà davvero storia. Dino, solo una cosa, visto che hai citato gli studenti, ecco, e riguardo al tempo, l'ultima battuta, io e i miei studenti, soprattutto le studentesse che quando si preparano fanno tardi, dico sempre, dite ai vostri ragazzi che un quarto d'ora di ritardo nel tempo geologico non è nulla, quindi abbiate pazienza. Giusto, giusto. Bene, bene. Grazie ancora a tutti, grazie a voi della vostra straordinaria professionalità. Abbiamo cercato come parco appunto di dare oggi questo nostro contributo alla giornata della terra, portando davvero dei grandi professionisti e le loro parole testimoniano queste mie affermazioni. Vi ringrazio ancora tanto. E diamo di nuovo appuntamento per le prossime puntate di Maya TV. Veramente questa settimana è stata ricchissima e non è ancora finita, perché di nuovo venerdì ci troviamo qui sempre alle 15:30 e torneremo in parte, anche se sotto, come dire, punti di vista differenti, a quello che accennava prima Adele. Ecco, saremo a Panena venerdì, saremo a Panena, non è un caso, oltre che a farvi vedere Panena, altro pezzo del nostro parco, altro luogo comunque affascinante da poter vivere, ovviamente passeremo nella nostra area faunistica dell'Orso e quindi parleremo di questo grande campionato, e poi faremo i sentieri della memoria, quindi diciamo che da Panena ci arriveremo fino a, ecco, idealmente Roccaraso, passando dai Monti Pizzi o i quarti di Santa Chiara, dove insieme al centro del parco di Panena, la nostra Luigia Di Sciungo, racconteremo anche quei momenti storici, perché la storia giustamente si continua e cresce anche con la memoria. A ridosso, alla vigilia del 25 di aprile, Maya TV parlerà della bellezza del versante meridionale della Maiorca, ma passando anche per la storia che ne ha caratterizzato. Bene, grazie di nuovo a tutti e vi saluto e continuo a ringraziarvi. Grazie a tutti voi che siete ancora qui. Arrivederci, grazie. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Complimenti Elena e complimenti Adele. Anche a voi. Grazie Silvano.